ragazzi, volevo presentarvi tutti i nuovi prodotti, perché quest'anno ci saranno due nuove categorie T-Max Cup, la classica stock in più la classe open, dove si potranno montare tutti i vari componenti che vi illustrerò. Il primo, il più importante direi, è il gruppo termico T-Max, cilindro 560cc, chiaramente abbinato ai suoi pistoni Malossi, alberi e cam Malossi, comunque studiati per questo gruppo termico. Gruppo di trasmissione finale che comprende pignone, corona e catena per rendere la ruota molto più libera, comunque scorrevole. Abbinate sempre al nuovo cilindro ci saranno anche le nuove valvole Malossi, aspirazione e scarico, insieme al nuovo gruppo trasmissione, correttore di coppia con le nostre molle comunque di corredo e il multivar Malossi MHR con tutti i rulli di corredo. Oltre a tutti questi componenti montati, si possono lavorare la testa, che è molto importante in un motore quattro tempi, si possono lavorare condotti, scarico e aspirazione, per rendere più performante questo nuovo motore bicilindrico T-Max. Oltre alla testa si possono modificare corpo farfallato e scatola filtro. Questa nuova classe Open garantisce un 15 cavalli in più rispetto alla classe stock. Come primo step direi, perché con tutte le cose che si possono elaborare si può arrivare anche a 20 cavalli. Anche i piloti saranno comunque chiamati a uno stress maggiore, perché il mezzo sarà comunque prestante, per cui metteranno in crisi le gomme, ma metteranno in crisi anche i loro piloti stessi. Il motorino va più forte, comunque ha tanta coppia, ha più potenza, fa più velocità, quindi sono cambiate un sacco di cose, le gomme scivolano di più, i tempi scendono. Ti dà, diciamo, una grandissima accelerazione, un range di utilizzo dei giri più elevato e si riesce comunque ad arrivare a potenze che con la stock purtroppo comunque si era limitati, insomma. Il motore appunto di questo 560 ti permette comunque di guidare comunque anche spigolando molto, perché grazie alla sua accelerazione ti porta fuori dalle curve e ti rende la vita molto più facile, insomma, a differenza dello stock che bisognava farlo scorrere tantissimo.